Allora, questa mattina abbiamo avuto un incontro per definire un cronoprogramma nuovo per i lavori di Villa Lago, un incontro con la presenza dei tecnici della provincia, del presidente Lattanzi e dell'amministratore del Delta Service. Sono molto soddisfatta perché finalmente al tavolo ho visto una forte volontà da parte della provincia nella figura del presidente Lattanzi, con il grande lavoro che ha fatto Fratelli d'Italia per questa battaglia. Ho visto una grandissima volontà della provincia di dare definitivamente un out-out al gestore. Quindi il cronoprogramma deve essere presentato in tutti i suoi dettagli che sono stati esposti verbalmente questa mattina dall'amministratore, deve essere presentato entro domani e chiaramente con le tempistiche che verranno stabilite dalla provincia sulla base chiaramente di una proposta del gestore, ma poi definite dalla provincia, verranno messi a fuoco tutti i lavori da fare, perché con step brevissimi deve essere riaperto il parco nella sua quasi totalità per l'accesso al pubblico, tanto più che adesso è uno degli spazi verdi più facilmente utilizzabili dalla cittadinanza, e quindi poi passare a tutto il resto, quindi alla rivalutazione delle varie aree. Questo verrà imposto dalla provincia, dall'ente, con degli step appunto molto stretti, molto stringenti. Sono già stati effettuati dei sopralluoghi da parte dell'ente, ma verranno effettuati sopralluoghi in maniera pedissequa e costante per controllare che gli step a livello cronologico vengano chiaramente portati avanti in maniera seria dal gestore. Quindi Fratelli d'Italia momentaneamente nella sua lotta per riacquisire Villa Lago chiaramente per la città è momentaneamente soddisfatta del lavoro che si sta portando avanti.